parliamo questa mattina? Sì, presentiamo due nuove misure importanti, sono in avvio infatti ulteriori percorsi per aggiornare le competenze di lavoratrici e di lavoratori, i cosiddetti percorsi di upskilling, e poi appunto l'assegno di formazione con goal. Queste misure saranno possibili, intanto hanno un finanziamento molto poderoso e importante, perché parliamo di un investimento di circa 24 milioni, oltre 19 milioni per quanto riguarda i percorsi di aggiornamento delle competenze e poi 5 milioni per quanto riguarda invece l'assegno goal. Sono risorse PNRR. Con questi interventi confermiamo quello che già da tempo portiamo avanti in Toscana, cioè un investimento, il voler puntare sulle misure di formazione, convinti che attraverso la formazione si possa promuovere occupazione di qualità. Questo, la formazione ovviamente, come capirete, gioca un ruolo. Occupazione di qualità significa salvaguardare posti di lavoro, significa crearne di nuovi, significa parlare di lavoro che deve essere stabile, sicuro, di qualità e quindi anche giustamente retribuito. Per noi questo è fondamentale, non ci accontentiamo di dire che vogliamo salvaguardare il lavoro e creare nuovi posti di lavoro, ma abbiamo anche l'ambizione di dire come devono essere. Competenze che consentono anche alle aziende. E a maggior ragione in una fase di grandi cambiamenti, di grandi trasformazioni, pensa a quella digitale, pensa a quella ecologica, investire sulla possibilità di aggiornare le proprie competenze e quindi di consentire magari anche a chi già è occupato, a chi già lavora, ma di stare al passo con i tempi, di acquisire quelle competenze che possono consentire all'azienda presso cui si lavora di fare un passo in avanti all'insegna della competitività e all'insegna dell'innovazione. Questo è fondamentale per promuovere appunto anche la crescita, la valorizzazione delle nostre imprese, del nostro tessuto economico produttivo, e quindi per noi investire sulla formazione è sicuramente una scelta strategica. In questo il PNRR è una grande boccata di ossigeno, rappresenta una grande opportunità. Pensate che solo con i percorsi di upskilling di cui sto parlando saranno circa 3.000 i percorsi che saranno messi in campo. Noi ipotizziamo di rivolgerci a una platea di circa 20.000 persone, oltre 20.000 persone, quindi sono numeri significativi, numeri importanti. Questi investimenti ovviamente potranno, come oggi si suol dire, atterrare sul territorio toscano grazie ai nostri centri per l'impiego.